Buongiorno a tutti, siamo alla settima puntata di Maledetta Primavera, la terza parte dei canti del coronavirus. Abbiamo diversi contributi in prosa, a iniziare da Letizia Lodi, storica dell'arte che lavora alla Pinacoteca di Brera di Milano e che ha scritto un racconto tra sogno e realtà dedicato a Ferrara, una città a cui è molto legata per motivi familiari. E dedicato questo racconto anche al nonno Costantino, alla sua casa e, a Ferrara, e che appunto era un capostazione sulla linea ferroviaria tra Ferrara e Suzzara. Un altro contributo in prosa è dell'insegnante e poeta Roberto De Denaro di Trieste, che ci ha inviato appunto questa riflessione molto profonda, molto sentita, su cosa significa oggi appunto insegnare online, cosa significa appunto, cosa è cambiato. Altro contributo in prosa notevole di Massimo Bacigalupo che ci parlerà per 5 minuti di Shakespeare. Shakespeare in 5 minuti, da par suo, da grande studioso di letteratura inglese, letteratura americana. E sempre con molta attenzione al tema della vita e della morte, che di questi tempi è molto di attualità. Abbiamo quindi in due diciamo, contributi più brevi, poetici, da parte di Giovanna Olivari, che già ha contribuito con i suoi giochi linguistici a questi video, e da parte di Fabiana Carpiceci da Roma, che ha scritto un componimento molto intenso sul significato del silenzio, della solitudine di questi tempi. In questa puntata poi diamo spazio molto volentieri all'antologia Dal sottovuoto, poesie assetate d'aria, a cura di Matteo Bianchi, che è stato pubblicato dalla casa editrice Samuele e è una, diciamo, impresa, come è stata definita da Alessandro Canzian, che presenta appunto col suo intervento videoregistrato questa antologia, un'impresa appunto che ha messo insieme molti nomi tra i più noti della poesia contemporanea in Italia. Conclude però questa puntata un intervento particolare, un intervento di testimonianza, un intervento che colpisce per la sua drammaticità, perché è una persona, Michele Caprini, che racconta la sua esperienza in ospedale, è stato ricoverato il 23 marzo a Villa Scassi di San Piero d'Arena e lì è rimasto per 46 giorni ed ha rischiato effettivamente la vita. Ha pubblicato quindi il 10 maggio un ringraziamento su Facebook che ha ricevuto una serie incredibile di centinaia di like e abbiamo chiesto se poteva portare la sua testimonianza qui in questa puntata dei Canti del Coronavirus, perché sinora nessuno di coloro che è stato colpito aveva parlato, aveva detto nulla. E con questo appunto chiudiamo la terza parte dei canti del coronavirus e temiamo che ci sarà bisogno di una quarta parte perché tutto non si è fermato e quindi si continua a scrivere e a riflettere e comunque vi auguriamo buona visione, buon ascolto. La voce fuori campo che è Emilia, sogna appunto la casa del nonno Costantino, un nonno ferroviere che fu così importante per la sua vita, anche se non era la casa dell'infanzia. Da un po' di tempo Emilia si interrogava sul perché si ripetesse un sogno puntualissimo nella descrizione dei particolari, dei dettagli, dell'arredo delle case, delle luci, come un docufilm neorealista velato di nostalgia. Quel mattino stava per uscire dal sogno, ma qualcosa la tratteneva ancora e ancora dentro quell'atmosfera quasi tangibile, tanto da sembrare realtà, una realtà che intuiva migliore di quella che l'attendeva. La luce, le luci stranamente nitide e taglienti di quel mattino ventoso di marzo.
Illuminavano il percorso verso Porta degli Angeli di via Ercole Trimodesti, balconi angolari di marmo del Palazzo dei Diamanti e del Palazzo Turchi di Bagno, gli altri palazzi che si incontravano mentre lei si avviava lentamente ad un convegno al quale era stata invitata e che le dava l'occasione di tornare nella città estense. Da tanto non vi tornava e uno dei suoi primi desideri era sempre quello di percorrere Ercole d'Este, arrivare sino alle mura, voltarsi e rivedere la città da quel punto di vista privilegiato, concedersi una deviazione verso Cristoforo della Certosa, per tanto tempo chiusa dopo il terremoto del maggio del 12. Respirava l'odore intenso di quella via, diverso dalle altre, forse intriso dei profumi dei fiori che stavano sbocciando e dei pioppi, dell'erba tagliata dei giardini interni dei palazzi. Ripensava quando per un periodo era vissuta nella città, lavorando proprio lì al Palazzo dei Diamanti. Dopo il convegno si avviò verso Piazza Riostea e poi percorrendo vie traverse sino a Luigi Borsari, dove lì, appunto in una palazzina inizio Novecento, era la casa di nonno Costantino, che era di proprietà della ferrovia Suzzara Ferrara. Vide che il piccolo cancello era socchiuso, così il portone d'ingresso fu più forte di lei ed entrò. Sapeva che non sarebbe dovuta entrare, ma l'urgenza emotiva di rivedere quella casa prevalse. Salì di corsa i 3 piani di scale e con stupore trovò anche la porta socchiusa. Bussò, ma nessuno rispondeva e così entrò con circospezione. Non c'era alcuna presenza umana e con grande sorpresa vide che le madi e i mobili dell'Ottocento erano gli stessi di quando era abitata dal nonno e dalla zia e quando lo vedeva bambina e poi ragazza. Emilia si affacciò al salotto dove andava a leggere e studiare quando era vissuta lì ai tempi della tesi. Era un salotto tipicamente Liberty, con le poltrone e un divano a fiori stilizzata d'epoca, una scultura in ceramica del 1908 con una figura di donna raffinata dal collo lungo, una scultura in legno di un artista ferrarese e ancora una specchiera. Due finestre ampie si aprivano sul giardino e la magnolia sembrava di poterla toccare con le mani, da tanto si era estesa verso il balcone. Lì, proprio in quel salotto, Giuliano Montaldo aveva girato una scena di Occhiali d'oro, tratto dal racconto di Giorgio Bassani. Era il 1985 ed Emilia aveva accompagnato la troupe prima in alcuni palazzi ferraresi, poi lì in quel salotto che il regista aveva scelto per la sua integrità e per poterci girare una scena di un interno ferrarese d'epoca. Intanto sentì un rumore lontano che le ricordò di dover uscire in fretta prima che la proprietaria potesse tornare. Scivolò verso l'uscita, quasi volò verso le scale, e un vento forte che sollevava le foglie cadute, muoveva i rami delle betulle più in là, la sospinse fuori del cancello. Quasi un vortice di polvere la avvolse e le aprì la cartella con i testi del convegno che volarono via. Si domandava come mai fossero ancora lì quegli arredi. Tutto rimasto uguale, quasi non fosse trascorso il tempo. Il vento annunciava un cambiamento, una folata ancora la scosse, sentì freddo, il cielo si ingrigiva, l'abbaiare insistente di un cane in lontananza la svegliò di soprassalto, anche se con tutta se stessa cercava di restare lì, dentro quell'altra realtà. Il vento c'era davvero, scuoteva gli alberi di un altro cortile che non voleva riconoscere. Aprì gli scuri, in lontananza anche lì era una magnolia, 2 cani abbaiavano, ma non sentiva il vociare dei bimbi che si preparavano ad andare a scuola con i loro zainetti. Non ricordava il perché. Vide più là altre persone distanti, una dall'altra, con mascherine a proteggere i volti. Qual era il sogno e qual era la realtà? Per un attimo si domandò, sconcertata e incredula. Quella era la realtà. Era Milano, nella casa del compagno, era mattino e non c'erano più i bimbi che giocavano e le salutavano prima di andare a scuola. Era un tempo sospeso, surreale, plumbeo, mai vissuto prima. Ricordò tutto di un tratto. Da pochi giorni si era in piena pandemia, il distanziamento sociale e tutto il resto. Ecco perché voleva a tutti i costi restare nel sogno, nella protezione pur dolorosa nella casa perduta del nonno, che l'aveva però accolta in tempi gioiosi e poi della sua formazione. Nei tempi del distanziamento sociale, del coronavirus, Emilia sognava altre realtà, altri luoghi, non potendo più visitarli. Il sogno cercava di compensare quelle necessità, legando luoghi a persone, sempre sognando con dettagli precisi, quasi fiamminghi, come non le capitava in altri momenti della vita. Ma sono altri sogni, altri racconti, altre sorti di docusogni, come chiamarli?
L'umore è assai volubile, come l'amore è labile, combatter l'invisibile, pur se la mente è stabile. Non dico sia impossibile, di certo non è facile. Dice che sia un volatile nero, ben vivo e vegeto, che succhia sangue e ossigeno e in casa ora ci relega. C'è chi approfitta, medita, chi scrive, un po' telefona. Perde la calma, strepita, che proprio questa tegola sul capo non la tollera. Poi il suo buio illumina. Pensa al futuro, immagina, ma la paura sgomita. Dalle finestre musica e canti già non bastano a vincere solitudini. L'amore non collabora e l'umor nero domina. Il sipario è strappato. E l'attore dov'è? Il regista è scappato. E l'attrice dov'è? E io resto da sola a cercarti negli occhi, a inventarmi la vita anche senza di te. Alfa privativa, afasia, afonia, apatia, abulia, atrofia, astenia, atarassia, anomalia, asimmetria, asintomatologia. E amore allora? Amo? Quello inglese, alfa aggiuntiva. E improvvisamente con le lezioni a distanza sono entrato in case dove mai mi sarei pensato di entrare, annusando quel minimo di agiatezza che traspare da alcuni o negli ambienti scarni di altri, figli che navigano fra case di genitori separati o in procinto di farlo, ma tutti chiusi dentro a quella parola, distanza, di cui non capiamo nemmeno ancora bene il significato. Ora, passati così tanti giorni, pare quasi normale, un po' ci si annoia, questo ripetuto trovarsi attraverso parole che giungono in ritardo, fra immagini un poco sfocate o che stentano a sfocarsi. È così che è apparsa la pianta a caso accanto ad Agnese. Lei di una riservatezza sull'orlo dell'esagerazione, che arrossa anche dicendo buongiorno, brava a mettere tutto in ordine nella sua testa, come se nulla dovesse distrarla, ma anche a tenere a bada un'emotività che potrebbe scapparle di mano. Lei, che rigorosamente si avvale delle ore di religione, sembra sorprendentemente sentirsi a suo agio a parlare della pianta e dell'amore di sua madre per la botanica. Per un attimo vedo solo le foglie e i rami sottili ingrandirsi e occupare tutto lo spazio dello schermo e contemporaneamente penso: cos'è la paura? Trasportammo la pianta affrettatamente. Un giorno di vento, Mauro dovette legarla ben bene sul pianale del pick-up, perché i colpi di una bora strana, quasi primaverile, rovesciavano il vaso pur largo e pesante. Poi la schiacciammo dentro un ascensore e la trasportammo a forza a casa di Luisa. Io non potevo tenerla per ragioni molteplici, di spazio e di temperatura. Ho
Sono piante tropicali e soffrono di sbalzi carsici e le temperature basse che ci sono in casa quando il riscaldamento è spento o la notte. Non avevo nemmeno, forse nemmeno voluto, riscoprirmi non capace di dare benessere alla pianta, vedere il lento cadere le foglie ingiallite precocemente, incapace di frenarlo in qualche modo come era accaduto ad altre mie piante. Mi sarebbe sembrato semplicemente irrispettoso e avevo paura di risentire la tua voce che diceva «No, non così, ma sei matto!». Sullo schermo appaiono le belle facce degli studenti in stanze bianche, con le travi del tetto a vista, come la mia, penso. Potremmo fare l'associazione di quelli con le travi a vista e di quelli senza travi a vista. Delle inchieste demologiche. Ci sono più elettori di sinistra o di destra se hai la casa con le travi a vista? Come quella della signora Marcella, che abitava in una soffitta. Una persona così serena, diceva nostra madre. Noi ridevamo sotto i baffi, sadicamente, perché poi arrivava sempre l'osservazione di come in vita sua avesse tentato il suicidio diverse volte. Ma a nostra madre non sembrava esserci nessun collegamento fra le due constatazioni. Poi la signora Marcella ebbe una casa popolare, credo, e scomparve nell'oblio, con la sua serenità e le sue vene blu ben in vista. Io parlo troppo, ma ho solo le parole per portarli con me da qualche parte. Ma dove? Dove se anch'io non sono con Vittorini, Pavese o Calvino, né in Sicilia né altrove, improvvisamente vorrei chiudere. E anche se cerco di non farlo capire adesso, penso, sarebbe bello stare fermi. Adesso che finalmente le macchine sono rarissime e il silenzio è davvero bello. Adesso sarebbe bello starsene zitti tutti e pensare alla paura. Per un pezzo di bellezza potremmo anche recluderci giorni e mesi, ritrovarci nel silenzio. Prima si taceva in un mondo di suoni e senza riconoscere le parole né scriverle, perché vedere su carta o sul muro anche solo un tratto, un segno, dà più smarrimento che ricordarlo. Muti allora viviamo. In Shakespeare c'è la poesia, soprattutto nei sonetti, che sono un'opera mirabolante che sarebbe bello avere sempre a portata di mano, leggerne uno al giorno, magari in inglese, per sentire quelle parole straordinarie, come quello che incomincia «Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate». Devo paragonarti a un giorno d'estate, tu sei più bello e più temperato. E c'è il teatro, il grande teatro, la commedia, il fatto che la vita è un palcoscenico, la vita è un teatro. All the world's a stage. E ognuno recita la sua parte. Il bambino, lo scolaro, l'innamorato, il professionista, il professore, il vecchietto, alla fine senza, lui dice, senza denti, senza occhi,
senza niente. E insomma c'è anche il gioco, un personaggio come Falstaff, il personaggio che butta tutto in ridere e che è un po' vigliacco, ma anche patetico. Insomma, la condizione umana, quello che un grande critico chiama la creaturalità. E una delle grandi tragedie è Macbeth, e quando Macbeth sta per combattere la sua ultima battaglia, no? Questo re malvagio, assassino, gli viene detto che gli arriva la notizia che la moglie si è suicidata. Allora lui dice nel suo monologo più famoso: "She should have died hereafter. There would have been a time for such a word." Cioè, sarebbe dovuta morire dopo. Ci sarebbe stato un tempo per questa parola, il che vuol dire, beh, prima o poi doveva morire, l'ora di sentire questo annuncio doveva venire, magari un po' più in là, adesso è venuta adesso, ma insomma facciamocene una ragione. E poi continua con quello straordinario verso, tomorrow and tomorrow and tomorrow. Un verso di 10 sillabe, domani e domani, ancora domani, questo succedersi spietato, no? Inesorabile dei giorni che si aggiungono e che si tolgono alla vita. Per cui c'è questo senso che tutto viaggia verso il nulla, no? E questo è quello a cui arriva Macbeth. E Shakespeare questa cosa la vede e ce la dice, è una verità, è anche una verità banale, no? Memento mori, è un topos. E come si concilia questo con la visione invece ideale, la promessa di eternità che lui fa al suo amato nei sonetti, no? Quando appunto dice: "Devo paragonarti a un giorno d'estate. Tu sei più incantevole, più lieve. A maggio i venti gemme delicate frustano e l'estate è troppo breve." No? Ah, cioè il tempo naturale passa e invece, ma la tua estate sempre resterà, le tue bellezze tu non perderai. Ombra di morte in sé non ti avrà, perché in versi eterni crescerai. Finché aria o luce al mondo sia finita, i miei versi ti daranno vita. Questa è la traduzione di Roberto Piumini, che è in rima come l'originale, un sonetto, no? E cosa vuol dire che l'ombra di morte non l'avrà perché in versi eterni crescerai? Cos'è questo paradosso di questa inesorabile svolgere del tempo che in qualche modo si ferma? È un paradosso, no? E l'idea è che si ferma nel presente, no? Nel momento della gioia, della comunicazione, della bellezza, dell'arte, no? È un'illusione, è forse un'illusione, ma cosa vuol dire? No? L'illusione è la realtà, noi viviamo in questa, viviamo nella nostra presenza, che è tutto quello che abbiamo. E per cui in Shakespeare abbiamo anche questa straordinaria, anche giocosa affermazione della forza della poesia. Parlare di Dal Sottovuoto, poesie assetate d'aria, è parlare di un progetto che è stata una scommessa, un progetto che ha sfidato un periodo. Dal Sottovuoto è un'antologia di 35 poeti,
nella versione ebook e 40 poeti nella versione cartacea che andrà in stampa a brevissimo, essendo arrivati ormai nella fase 2 di riapertura. Poesie assetate d'aria dal sottovuoto, per la curatela di Matteo Bianchi e l'edizione Samuele Editore, è un progetto che ha voluto fare un focus sullo stato dell'uomo. Lo ribadisco perché è stato un'intenzione importante, fondamentale, restituire ai poeti la voce, la capacità di interpretare un momento, di interpretare uno stato dell'uomo in un dato momento storico. È stato un pretendere dai poeti di ricominciare a fare la storia. Poesie assetate d'aria dal sottovuoto è stato un progetto che ha visto un grandissimo gradimento di pubblico a fronte di un lavoro veramente immane, di cui ringrazio Matteo Bianchi, un lavoro di dialogo, perché nella distanza i poeti hanno dialogato fra di loro, hanno dialogato con il curatore, hanno dialogato con se stessi, i propri spazi claustrofobici ridotti, il loro bisogno di aria. Per questo poesie assetate d'aria. Un'aria globale, un'aria collettiva, un'aria che fosse di tutti. Ci siamo sentiti più vicini nella distanza e questo libro ha avuto l'intenzione di fotografare poeticamente e verticalmente questo momento per non dimenticarlo più. E si ritrae intanto la città in qualche buco dell'etere, ventosa che ci risucchia e non ci lascia andare. Vaghiamo tra i bachi della mente, altri bachi che si intrudono nella compagine del mondo. Sono io, davvero io, quello che cammina tra i pioppi altissimi, che oscillano in un garbino leggero, e niente che si muova intorno, solo una strana vocia tra il sogno e il tempo. Di allora o di prima, e sempre questo silenzio immusonito che sciaborda è il tuo vento, città, nuovissimo e altero, immoto sopra i pianori di City Life. Guardo la mia, la nostra, non vostra solo, vita che si inoltra in asfalti solitari, qui a 1 metro dal nostro spavento. Non così alta la nostra mente, che non tremi, non così alta, dico a mezza voce, e non uno che consuoni o risponda. Chiudersi in casa. Chiudersi in casa come una parola, costretta a stare dentro la sua strofa, senza abbrutirsi. Anima mia, mia scrofa. Non trasformare in fango la tua aiuola. Confronto la finestra del computer col cielo incarcerato dietro il vetro. Il tempo perso fa un conteggio tetro delle mie primavere non godute. Cazzeggio in rete, fisso lo spavento. La pandemia toglie dal mondo un velo. La specie umana brama il fallimento. Una rondine vola a bruciapelo, qui fuori. Il mondo è tuo, grido contento. Passo il vetrillo per lucidarle il cielo. Mi chiamo Michele, ho avuto il Covid, sono stato curato in un ospedale genovese a Villa Scassi per 46 giorni, passati da pronto soccorso, reparto Covid specifico e pneumologia. Ho battuto l'infezione dopo una ventina di giorni, non la polmonite devastante che il virus ha indotto in me e in tanti altri. Sono tornato a casa pulito, quasi come se non mi fossi neppure ammalato. Adesso lavoro al recupero della normalità, ben consapevole comunque della fortuna che ho avuto perché il rischio di essere arrivato a fine corsa è stato reale. Il giorno del mio ricovero, il 23 marzo e quello successivo, hanno segnato le cronache cittadine e non solo per l'assalto ai pronto soccorso. Il numero di picco raggiunto è di 192 ricoverati per una struttura che ne potrà accogliere un terzo. Primi 4 giorni in barella, non un sogno per le persone delle mie dimensioni. La scena poteva effettivamente ricordare la guerra perché mancavano i segni fisici delle ferite e delle distruzioni, ma le facce erano quelle di chi era sfollato da un bombardamento. La paura dominava assoluta.
Io non sono facilmente impressionabile, ma non era possibile estraniarsi da un contesto da incubo solo per pensare a se stessi. C'era chi si lamentava, chi piangeva, chi gridava, chi cercava semplicemente una mano da stringere. Potrei essere molto duro con chi parla male della sanità pubblica, senza di questa non oso pensare come sarebbe stato gestito il flagello. Perché se la professionalità è un obbligo, non lo sono altrettanto l'umanità e la dedizione. Io ne ho trovate entrambi in quantità industriali e un livello di consapevolezza dei medici e degli infermieri che ha spinto chiunque di loro oltre i propri obblighi professionali e i propri limiti personali per acquisire conoscenze nuove su un nemico peggiore, cioè un male sconosciuto. Questo nella penuria di dotazioni tipica dell'evento improvviso, a cui tutti hanno posto rimedio con l'iniziativa personale. Come paziente posso dire che l'assunzione di responsabilità è fondamentale. È fondamentale perché non si può in un simile marasma concentrarsi sulla propria sofferenza riducendo un rapporto compulsivo con il campanello per chiamare l'infermiera. In questo modo ritardi la tua guarigione e peggiori la vita di tutti. È importante la consapevolezza di essere solo una parte di una comunità dolente, non è facile, ma va trovata. Lo è stato soprattutto per me in un contesto emotivo particolarmente forte, dove le morti erano la normalità. Nel mio reparto un medico e un'infermiera che fino a pochi giorni prima si erano prodigati per arginare il disastro. Detto questo, la percezione positiva del corpo infermieristico da parte mia si è trasformata in ammirazione vera e incondizionata. L'importanza di ciò che fanno queste persone in un contesto contrattuale che non esito a definire vergognoso è ammirevole a dir poco. Volevo ringraziarli tutti uno per uno, temevo di incontrarli per la strada senza poterli riconoscere per via delle protezioni indossate. Mi sarei fatto bastare i nomi, gli sguardi, le voci. Poco alla volta invece almeno ho recuperato una parte di quell'identità. A loro il riconoscimento dei grandi meriti e l'augurio di ogni fortuna.